problema di quando uno non è bravo nell'editing, nel registrare e quant'altro è questo: fare un video e accorgersi che non hai premuto rec, quindi non hai registrato manco il cavolo. È quello che è successo a me pochino di fa. Ho registrato questo video tutta carina, tutta bellina, e alla fine niente, non ho registrato nulla. Comunque, bannare ciance, cerco di non ripetermi a lungo perché ho pochissimo tempo, ma volevo mostrarvi un po' la sistemazione e quindi i miei arrivi e non del mio astuccio. Il mio astuccio è sempre il solito. Questo sarà un video un po' decluttering, ma non proprio. In realtà odio avere l'astuccio così pieno, mi dà enormemente fastidio, anche perché c'è una confusione esorbitante, poiché questo astuccio spesso e volentieri la mia baby lo prende, apre, tira fuori, rompe i tappi, questo e quell'altro, quindi un macello. L'astuccio è il solito da AliExpress e all'interno ci sono anche due arrivi. Allora, partiamo subito. Questo qua è il classico bianchetto pritto. Sinceramente tendo a tenerlo sempre all'astuccio perché non è che lo uso frequentemente, però non si sa mai, quindi tendo a tenerlo sempre. Questa è la penna che vi ho parlato nello scorso video, di appunto quella lì di AliExpress che vi arriva con i ricambi, quindi un po' tipo le penne Muji. La filosofia è quella, insomma, quindi non cambiare l'esterno della penna, ma bensì solo le ricariche all'interno. E questa è quella con cui sto scrivendo un po' ovunque e la porterò. Questo è un nuovo arrivo ed è un portamine da 2,0 mm, una 2B insomma, ed è essenzialmente adatta per le mine che io ho. Io ho un set di mine, credo più di 20 mine, poi magari ve le mostrerò, perché sono le rimanenze di quando frequentavo il liceo artistico. E quindi nulla, alla fine ho preso questo qua perché la mia si è rotta. Non è male, il prezzo mi pare intorno a 1 euro e qualcosa. Questo qui è un, non definirei un color Tiffany perché non è proprio Tiffany, è un po' più chiaro, ma c'è tantissimi altri colori. E questa qui, siccome appunto è nuova, la continuerò a tenere l'astuccio. Questa è la penna di Tiger del 7x3 e la lascio a casa perché non è quella che utilizzo spesso, quindi sarebbe un peso inutile. Per quanto riguarda le altre penne, terrò le Bic sicuramente, anche se la nera, ecco appunto, è sparsa in casa da qualche parte. Questa qui invece la utilizzavo spesso nelle altre agende. Essendo blu, tendenzialmente non sto utilizzando il blu sulle agende e anche se alla punta veramente fine, infatti una 0,4, la lascio a casa. Poi questa è la stilografica che non so se vi ho mostrato nell'altro video, ma è sempre AliExpress. Difatti vi arriva la stilografica con anche i ricambi all'interno. Il motivo di lasciarla a casa è semplice: purtroppo, essendo appunto una stilografica non di un certo spessore, questo è ciò che succede, quindi all'interno c'è tutto l'inchiostro e molto spesso ho paura che fuoriesca e mi sporchi ancora più di quanto è sporco l'astuccio. È fantastico il pack, anche i decori qui sono bellissimi, non conosco la scritta qua, va bene così, però la lascio a casa, sinceramente la lascio a casa. Anzi, vi dirò che a breve ci sarà un video su top e flop perché ho intenzione di riprendere quella categoria di video che facevo spesso. Visto che sto provando e testando nuove cose, mi fa piacere condividere con voi appunto i miei pensieri, come ho fatto anche in altri video, commentando video di cartoleria di altre ragazze, poiché appunto vi scrissi che questo è un flop, un vero e proprio flop. Difatti io lo lascio a casa perché l'idea in sé per sé non è male, ma mi ripeto, l'inchiostro all'interno è veramente inutile. Poi c'è una gomma di, non so, credo che siano quei pacchetti che, come si chiama? Parmareggio, credo. E questa la lascio a casa, non la porto con me assolutamente. Questo è aperto, ok, c'è qui, se vedete, ok. È un evidenziatore stabilo e sinceramente non li sto utilizzando tantissimo. Lo porto, ma giusto perché non ne sto proprio utilizzando, anzi, mi pare strano però. Ok, idem, porto anche questo qua, giusto per avere due colori nel caso che
debba sottolineare qualcosa, magari in due modi differenti. Sto notando adesso che sto un po' scegliendo tutti i colori sull'azzurrino. Non so perché, ho delle fasi: fase rosa, fase azzurra, insomma. Vediamo un po'. Questo è il Rigel di Thun che uscì da un set che acquistai. Mi pare che la scatola fosse in... sì, in latta. All'interno ci sono due matite, questo è il temperino, la gomma e non ricordo che altro. Comunque lo sto utilizzando semplicemente per quello di Dull, non lo trovo più. Sarà sperso da qualche parte, appunto, perché poi mia figlia prende tutto. Questa è una penna a cui qualcuno ha tolto il gommino per il touch. Sempre AliExpress, pagata intorno ai centesimi veramente, sotto l'euro. La lascio a casa perché non la utilizzo, quindi semplicemente prima la utilizzavo perché non avevo l'Apple Pencil e quindi mi era comodo utilizzarla. Adesso che comunque ce l'ho, questa non è un po' inutile. Poi questo è un pennarello per il lettering ed è appunto il brush, non ricordo la punta quanto sia, comunque volevo provarlo. Difatti di quelli là con la punta leggermente flessibile e anche un pochino sporco e vabbè, quindi lo proverò e lo porterò anche dietro. Poi, come gomma sicuramente porterò sempre questa qua perché mi trova abbastanza bene. Poi, questa qui, vabbè, ve l'ho detto già, è un classico, io la sto amando per scrivere sull'agenda. Idem per questa qui, non so se ve l'ho mostrata questa qui nell'altro video, è sempre una 005 ed è una penna molto molto particolare, sempre AliExpress pesa e ve la mostrerò in un prossimo video, quindi mi raccomando iscrivetevi. Poi, come deco wash volevo un po' cambiare, sono solita portarne solo uno perché appunto magari metto delle foto, delle cose nell'agenda e quindi li utilizzo a mo' di diciamo scotch, ma non proprio. E la voglio cambiare, quindi questo qua andiamo a cambiare dopo insieme tra i vari deco che sono rimasti. Questa qui per un motivo di quello prima lo lascio a casa perché non ha senso portarlo in un'altra mano. Questo è il pennello che utilizzo e utilizzavo per dipingere, ma essenzialmente è tutto spilacchiato ormai. Purtroppo questo è ciò che capita a una bambina. Vabbè, ormai non entra più correttamente i peli, le sigole e quant'altro. Essenzialmente nasce come pennello per le unghie. Vabbè, però non era male, però lo lascio a casa, però è però. Matita di Tiger la porto giusto perché questa qui che sto utilizzando adesso, le mine mi sa che stanno terminando, quindi porto anche quella per riserva perché le mine ne ho ordinate sempre da AliExpress, mi devono arrivare, ma ancora nulla. Poi, come decorazioni per l'agenda, mi sono rimaste queste pochine qua nell'astuccio. Io avevo tantissime altre decorazioni, tra cui anche le etichette e quant'altro, ma mia figlia ha gentilmente pensato di staccare il tutto e attaccarlo sul pavimento, quindi adesso non penso di prenderle di metterle nell'astuccio. Queste sono le ricariche che appunto vi parlavo, la xilografica, che lascio qua perché non ha senso portarle dietro. Questa è una penna micro che tengo nell'astuccio appunto per le necessità, però è quella del set di Tiger. Poi questa è una penna, ragazze, la lascio a casa, senza né, senza sì, senza ma praticamente, anche se comunque, non lo so, la porto dietro, la lascio a casa, portiamola dietro, così la consumiamo. E poi la corvina che io adoro follemente, ho sempre amato, la lascio a casa, perché appunto ho già una Bic Plus, la corvina no. Poi all'interno ho una marea di roba ancora. Temperino e gomma che porto dietro, anche se la gomma non si può guardare, ma li porto dietro. Questa va nell'agenda. Io sono solita conservarmi le etichette degli infusi che bevo e quindi che finisco. E questo stava qua dentro perché devo ancora metterlo nell'agenda. Poi qua abbiamo un altro sample di deco. E qui abbiamo un paio di orecchini che sinceramente voglio buttare. Adesso l'astuccio è molto più leggero sicuramente. Vado a cambiare appunto questi due deco. Io all'interno di questa borsina Onyx, non so se vi ricordate questa marca, vari
dei Kuewoshi, e vado a sceglierne giusto un paio. Porto questo qua che è di Ikea, ed è questo qua molto molto tipo corallo, e uno un po' più piccino, volevo qualcuno di piccolino, se ne avevo ancora, non lo so, mi sa di no. Ma visto che siamo in tema azzurro, io porterei questo qua. Questo mi pare che è uscito da una rivista, ragazze, parecchio tempo fa. Non ricordo la rivista, se è ancora in edicola o meno, però mi pare che uscì insieme a questo, questo. Erano due, erano tre? Erano tre, perché uscì anche questo qua. E portiamo quello lì, e sul tema corallo devo portare questo qua, perché sembra tipo la coda di una sirena. Quindi portiamo questo qua. E questi due invece li rimango, li rimango, li rimango, restano a casa praticamente. E niente, questo è il mio astuccio. Io spero che il video possa esservi stato d'aiuto nella organizzazione dell'astuccio in sé per sé. E se avete provato qualche prodotto, quindi qualcosa che ho all'interno dell'astuccio, del quale io ancora non vi ho detto niente, fatemi sapere come siete trovati. Mettete un like, mi raccomando, iscrivetevi e commentate. Ditemi un po' cosa vi piace nel video, cosa non piace, insomma. Sono pronta a consigli, critiche, costruttivi ovviamente e quant'altro. Ciao bellezze!